Pesaro fa da trampolino di lancio alla candidatura di Stefano Bonaccini alla segreteria nazionale del Partito Democratico. Il candidato alla guida dei Dem ha fatto tappa ieri sera in città, dove all'hotel Baia Flaminia è stato accolto dalla presidente provinciale Monica Scaramucci e da 250 persone che hanno ascoltato i punti salienti della candidatura in vista del responso del 26 febbraio. Una tappa a Pesaro seguita da una ad Ancona con l'appoggio dei sindaci Mancinelli e Ricci, cartina tornasole di tanti comuni a guida PD. Molto più di un migliaio di sindaci, sindache, amministratori, amministratrici locali a sostegno è una cosa per me molto positiva. Forse parliamo lo stesso linguaggio. Io ho fatto l'amministratore a Campogalliano dove abito da ragazzo, l'ho fatto a Modena città da 8 anni alla guida della regione e mi piace molto, ad esempio, stare nei luoghi, tra le persone. Perché non basta per essere capaci, ma ho imparato che solo se conosci le persone e i luoghi puoi provare ad esserlo. E quindi anche oggi abbiamo incontrato aziende, lavoratrici e lavoratori di aziende in difficoltà. Sono stato ad Ancona, adesso qui, quindi mi fa ovviamente piacere. Non può esserci il partito solo dei sindaci o degli amministratori, ci mancherebbe. Però una domanda qualcuno dovrebbe farsela: com'è che a livello nazionale non vinciamo o perdiamo da anni e anni e governiamo più di 2/3 dei comuni italiani? Vuol dire che ci sono nei territori, in giro per l'Italia, tante donne, uomini, ragazze e ragazzi che una volta che li fai misurare col consenso degli elettori, delle loro comunità, trovano consenso e voti anche laddove la stessa platea elettorale, quando ci deve scegliere a Roma, non ci vota. Quindi vuol dire che c'è una classe dirigente già pronta per essere in parte anche chiamata alla guida del partito. Poi, ripeto, non bastano loro, però nessun altro partito ha un numero così rilevante di amministratori che, se sono lì, è perché hanno vinto le elezioni non facendosi nominare, ma mettendoci la faccia e prendendo i voti dei cittadini. Dobbiamo ripartire portando tante persone a votare, facendo diventare la data delle primarie il vero atto di rigenerare, il primo atto di rigenerazione del Partito Democratico. Abbiamo bisogno di partire da una guida solida, autorevole e al tempo stesso da una grande energia popolare come quella di Stefano Bonaccini. È una fase difficilissima dal punto di vista politico, siamo sotto attacco, dobbiamo riprenderci e dobbiamo ripartire da, diciamo, da colui che in questo momento può dare più forza alla nostra ripartenza. Poi ci sarà un duro lavoro da fare, ma adesso l'importante è riprendere un cammino, ridare una speranza a un popolo affranto dopo la sconfitta elettorale che vuole che facciamo una dura opposizione al governo Meloni e al tempo stesso che si ricostruisca un partito solido, appunto, che abbia una prospettiva e possa ridare una speranza a tutti i progressisti italiani. Io adesso faccio questa corsa insieme ad Elly Schlein, Paolo De Micheli e Gianni Cuperlo per vedere chi riuscirà a guidare questo partito. Speriamo e cerchiamo di portare più gente possibile in un momento non propriamente favorevole per noi dopo la sconfitta elettorale alle primarie. Sarà un'altra grande festa della democrazia, cosa che facciamo solo noi, non gli altri partiti. Però indubbiamente il giorno dopo, se divento segretario, un po' di cose le dobbiamo cambiare. Mai più 6 mesi per fare un congresso, che sembriamo marziani rispetto alla gente normale. Mai più candidati scelti in quattro, magari a Roma, in una stanza e non attraverso il consenso dei nostri elettori. Quindi, se non cambia questa legge elettorale, io la prossima volta, se sono segretario, utilizzeremo lo strumento delle primarie affinché nei territori si scelga chi si candida in Parlamento, così se sbagliamo, sbaglieremo tutti insieme e non in pochi da soli.